Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo podcast di Start Me Up, il format che porta nelle vostre orecchie l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un saluto a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e ai ragazzi del Dalex Studio di Messina che mi ospitano per registrare questo podcast. Start Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. OSS è un acronimo che sta per Ortigia Sound System ed è un festival che si svolge nel cuore di Siracusa dal 2014. Il festival è di musica elettronica, anche se a ben guardare dal programma sembrerebbe riduttivo definirlo così, perché dentro c'è sì la musica elettronica ma anche tanti altri tratti tipici siciliani e non solo. Ne parliamo in questo podcast con il direttore artistico e il project manager, rispettivamente Germano Centorbi e Andrea Cavallaro. E sono entrambi al telefono con noi. Ciao ragazzi e benvenuti. Ciao Fabio. Allora, innanzitutto devo farvi i complimenti perché a memoria posso dire che l'Ortigia Sound System è forse l'unico festival in Sicilia o anche in tutta Italia, mi sbilancio, che fa dei concerti in barca. Sì. Non siamo sicuri perché non abbiamo verificato, analizzato, però a quanto ne sappiamo sì. Quando e a chi è venuto in mente di portare la musica elettronica a Ortigia? Guarda, a chi è venuto in mente, in questo momento non sono qui, che sono i due ragazzi fondatori del festival, che sono Enrico Gambalore e Benedetto D'Antoni. In realtà era una questione che avevamo in testa un po' tutti gli organizzatori a oggi del festival, e infatti ci siamo ritrovati con la stessa volontà, che era quella di pensare a questi luoghi straordinari come a dei luoghi in cui poteva essere espressa anche questo lato della musica, che di solito in Sicilia è difficile, ecco, di individuare in posti di rilevanza storica come quello di Ortigia. Esatto, perché comunque anche di generi in realtà in Sicilia un festival come questo non c'era. Io non ci sono mai stato, però comunque parlando sempre di musica elettronica, l'unico che mi viene in mente forse è il Beatful di Palermo. Sì, vabbè, in realtà ci sono dei festival di musica elettronica, però come hai detto tu bene prima, il nostro festival non è un festival di musica elettronica in senso stretto, tout court, è un festival che è davvero trasversale, quindi è proprio forse questa sua trasversalità che comunque mantiene un'identità che ha reso il festival, diciamo, un festival degno di nota, diciamo, nel panorama italiano, almeno in questo momento. E quindi sì, cioè, credo che sia questa la parte. Poi di festival di musica elettronica in realtà in Sicilia ci sono dei bellissimi festival anche, credo che la nostra caratteristica sia quella proprio di unire diversi generi senza perdere la nostra identità, Di anno in anno come vengono scelti gli artisti? Vi fate guidare dal gusto personale oppure vi fidate anche dei trend che andate a seguire nel corso dei mesi? Da questo punto di vista hai detto bene, nel senso che andare a scegliere gli artisti per noi è sempre una questione delicata, perché devono innanzitutto rispettare la nostra identità, il nostro brand, rispettare l'identità dei brand con cui andiamo a collaborare, quindi non solo quello dei nostri partner. Quindi il lavoro sulla parte artistica è un lavoro lungo, su cui ci confrontiamo praticamente ogni giorno. Su cui andiamo ad analizzare le nostre scelte in maniera accuratissima. È la parte in cui litigate di più oppure ce n'è un'altra? Sicuramente è una parte delicata, i parametri sono tanti per la scelta di ogni singolo artista. Sicuramente c'è un dibattito interno anche bello, anche litiga, ma più che litigare è veramente un confronto, parliamo tanto fra di noi, quindi siamo un gruppo di 6 persone, quindi è normale che ci sia questo confronto, ci siano anche visioni a volte diverse. Però alla fine, al di là dei gusti magari personali di ognuno di noi,
quello che esce fuori è l'interesse al festival, cioè l'artista è sempre in relazione al festival, alla venue dove si esprime, al contesto, alla tipologia di artista, tutto quello che è il suo background, la sua storia, tutto quello che si porta dietro. Ok, visto che ci siamo, quest'anno perché non dovremmo perdere l'edizione di Ortigia Sound System, che lo ricordiamo si svolgerà fra il 25 e il 29 luglio a Siracusa? Ma sostanzialmente perché ci troviamo in un posto bellissimo che è Siracusa, ma è il centro storico di Siracusa ed è Ortigia. Ci sono momenti day, una parte day, una parte night, super, super interessante, è sempre relazionato al paesaggio, al territorio, alla sicilianità, e quindi puoi trovare il DJ set, lo streaming che facciamo al mercato di Ortigia, e quindi il DJ set All It Talk al mercato rionale insieme al pescivendolo che vende il pesce, piuttosto che imbattersi in un talk in via Roma prima di andare in via Minerva. Quindi tutta questa parte di storicità e queste architetture si vanno a sposare con il festival in un periodo che poi è un periodo estivo. Esatto, c'è tanta Sicilia, ma in realtà mi viene da dire, anche guardando il programma, c'è anche tanto sud, perché oltre a questa cosa fighissima della fanfara di San Fratello, che ricordiamo, San Fratello è un paesino della provincia di Messina, che ha delle caratteristiche particolari, c'è anche per esempio Cesare Basile e anche Nu Guinea, che è un esponente di spicco del cosiddetto Napoli Sound. Che si parla di sud, ci teniamo a sottolineare quanto Ortigia Sound System Festival, ma tutti i progetti che portiamo avanti con l'agenzia Sarmonia, tutti i progetti culturali che portiamo avanti partono dalla valorizzazione del territorio, nostro territorio, quindi da tutto quello che il nostro territorio partorisce. Quindi per noi è fondamentale coinvolgere ogni anno almeno un tot di artisti che arrivino dalla Sicilia o da territori simili a quelli siciliani, quindi come Napoli Sound e New Guinea. E cerchiamo sempre di prendere il meglio che quella terra offre. Cesare Basile in un certo senso rappresentava quello che la Sicilia è e che sarà sempre, quindi la terra e le viscere della Sicilia che vengono fuori in musica. E quindi per noi era importante portarlo al festival, come avevamo fatto l'anno scorso con Antico, come avevamo fatto due anni fa con Antico, come cerchiamo di fare sempre. State ascoltando Start Me Up, e al telefono con noi ci sono Germano e Andrea dell'Ortigia Sound System Festival. Ragazzi, com'è cambiato nel tempo, sempre se è cambiato questo festival? Beh, è cambiato perché sono cresciuti il numero degli eventi, quindi si è passato anche e si sono introdotti dei progetti speciali, quindi nuove location, nuove venue. Il festival è cambiato negli ultimi 3 anni parecchio. I portati quest'anno saranno 7 più il concerto speciale in mare, quello di cui facevi cenno ad inizio intervista, il bot concert con Novel Bug. Abbiamo il Castello Maniace, quest'anno sarà la location più importante, principale del festival. Abbiamo mantenuto l'antico mercato come location sul giovedì, perché un'architettura bellissima di Ortigia. Introdurremo la Marina di Ortigia per i sunset, quindi cerchiamo di far vivere al pubblico tutti i colori di Ortigia e dell'isola. Naturalmente abbiamo inserito rispetto a 2 anni fa è cresciuto anche in termini di presenza il festival, quindi si rendono anche necessari dei cambiamenti, anche il rapporto con l'amministrazione, con la cittadinanza,
ci impone anche di adeguare il festival in base anche alle esigenze del centro storico. E scusami, era perché in realtà era anche questa la mia prossima domanda. L'atteggiamento della città nei confronti del festival è cambiato o è sempre stato buono? Come è evoluto questo rapporto? Ma il festival è sempre stato un buon rapporto, possiamo definirlo così, nel senso che l'amministrazione è stata, le politiche culturali sono sempre state attente alle proposte culturali di Ortigia e di Siracusa. Diciamo che, però, che adesso tutta la cittadinanza, la cittadinanza ha digerito e ha capito che Ortigia Sound System non è un, è un evento culturale, un evento culturale importante che genera turismo, genera un'economia, un'economia sulla filiera locale, quindi anche importante. Non viene più visto magari inizialmente come poteva essere inteso inizialmente come la festa di musica solamente, quindi si parla di territorio, si parla di experience, si parla di valorizzare tutto quello che ruota attorno a Ortigia e far conoscere questo splendido territorio pure a brand, sì, investitori che possono valorizzare con nuovi progetti anche l'area. Sì, sostanzialmente io credo che il punto importante, ed è giusto parlare in trasmissioni come la tua che parlano di impresa, è fare una netta distinzione tra evento musicale e evento di imprenditoria culturale, che sono due cose diverse, cioè e hanno due obiettivi diversi anche. I nostri eventi hanno l'obiettivo di creare impresa sul territorio e quindi impresa culturale, che molto spesso, dobbiamo notare questa è una nota negativa, viene paragonato alle feste, non so, alla sagra del paese, piuttosto che hanno due obiettivi diversi, cioè la sagra del paese piuttosto che il concerto local, ha l'obiettivo di unire la comunità, che è un obiettivo sacrosanto per ogni città d'Italia, per ogni paese d'Italia. Il nostro obiettivo è quello di internazionalizzare la Sicilia, quindi di portare un pubblico da fuori, esterno alla Sicilia, a generare ricchezza sul nostro territorio. Sono due tipi di obiettivi diversi, tutti e due nobili, ma che non vengano confusi, che non vengano messi insieme, perché sono totalmente due cose diverse e hanno bisogno di una considerazione diversa da parte dell'amministrazione, della cittadinanza, dell'audience. E a livello, diciamo, di sensibilità in questo senso, credi che questa cosa passi ancora oppure c'è del lavoro da fare? No, questo è un problema italiano, non è un problema siciliano, è un problema italiano quello dell'imprenditoria culturale, ancora si fa fatica a capire il valore di questo tipo di eventi. Credo che debba passare del tempo e in qualche modo debbano nascere sempre più eventi di questo tipo, non come il nostro, ma non necessariamente come il nostro ovviamente, ma che in qualche modo siano sostenibili e che portino gente da fuori l'isola o da fuori Italia a visitare i nostri posti, a spendere nei nostri posti, è una parola un po' brutta, ma bisogna usarla. Una piccola pausa e poi torniamo a parlare di Ortigia Sound System Festival. Mi piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Starmi Up. Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Starmi Up, gruppo d'ascolto. Starmi Up, gruppo d'ascolto. Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook. Del gruppo ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Starmi Up. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Starmi Up e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast, consigliarmi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti. Digita adesso su Facebook Starmi Up, gruppo d'ascolto. Starmi Up, gruppo d'ascolto. E mi raccomando, non lo dire a nessuno. Germano, Andrea, venendo ad aspetti più tecnici, guardando anche alla vostra esperienza professionale, quali sono i passi che vi hanno permesso di arrivare a 5 edizioni di Ortigia Sound System? Per quanto mi riguarda,
io devo essere sempre grato all'esperienza che ho maturato in diversi festival tra Torino e Milano, che effettivamente sono riusciti a creare impresa in maniera eccellente, e grazie a loro ho imparato a lavorare con strategia, cercando di monetizzare ogni aspetto degli eventi che vengono creati o delle situazioni che si vengono a creare. Andrea credo più o meno lo stesso. Ma l'esperienza, credo che chi lavora in questo settore, chi arriva a fare questo lavoro, sono più o meno comuni. Si parte sempre da un comune denominatore, che è quello delle feste, dell'organizzazione degli eventi. Poi si maturano delle competenze legate alle esperienze che si fanno poi nel corso della vita. Personalmente sono passato dal ramo finanziario all'assicurativo agli eventi, eccetera, quindi ho maturato delle esperienze in diversi campi. Cosa non deve mancare a vostro avviso in un progetto culturale come il vostro? Beh, sicuramente la strategia, cioè lavorare a lungo termine sui progetti e lavorare ogni giorno per cercare di arrivare agli obiettivi finali, cioè quindi ogni azione, ogni momento della giornata deve essere un momento importante che aggiunge qualcosa al lavoro che si sta cercando di creare. Sicuramente il team. Le competenze, i ruoli, questo, ma come in tutte le aziende, se si vuole crescere si vuole ragionare da azienda. Io lo ripeto sempre, bisogna che ognuno faccia il suo dove riesce ad esprimersi al meglio. No, infatti da questo punto di vista, per rilasciarmi al discorso di prima, sono contento che ne parliamo, perché di solito le interviste durante le interviste si parla sempre di altro. Se parliamo di impresa culturale, quindi di industria culturale, l'industria ha dei ruoli, bisogna rispettarli, bisogna lavorare su diverse sezioni, e quindi dividere le sezioni del festival, dividere le sezioni dei progetti e lavorare in quel senso nella migliore maniera possibile. Lo scorso anno avete collaborato con Radice Pura a un'edizione invernale di Ortigia Sound System. Quest'anno dobbiamo aspettarci qualcosa di simile oppure è ancora troppo presto? Quest'anno stiamo sviluppando, insomma, collaborazioni su tutto il territorio siciliano, e ci piacerebbe portarle avanti. Quindi sicuramente un occhio a Palermo l'abbiamo lanciato, ci sono un po' di cosine in cantiere che magari sveleremo dopo il festival. Il progetto del Maniace, dove abbiamo continuato comunque la collaborazione con Radice Pura, intanto hanno dedicato la parte del green, è stata curata in questa opera di valorizzazione e riqualifica di questa piazza, l'ex piazza d'armi, in cui stiamo spendendo pure lì parecchie energie. Quindi allora seguiamo, diciamo, i canali, insomma, per rimanere aggiornati, immagino, no? Sì, assolutamente sì. Poi con Cadmonia stiamo andando avanti pure, quindi speriamo di concretizzare anche collaborazioni su tutto il territorio. Germano ci può dare? Sì, però sostanzialmente stiamo cercando di far investire i brand in Sicilia, che non è una cosa semplice, soprattutto i brand di moda, i brand di tendenza, ecco. Sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti dei vari podcast. La scelta quindi può essere dettata dal proprio brano preferito o da quello che meglio identifica l'oggetto di questa intervista. Ora, mi rendo conto, insomma, nel vostro caso è quasi scontato, però vi chiedo, voi quali brani aggiungete alla nostra playlist? Adesso, guarda, io aggiungerei Erlen Doye con La prima estate, che è un brano che parla di Ortigia, quindi sembra la cosa più azzeccata. E tu, Andrea, invece quale canzone scegli? Scegliamo New Guinea con Disco Sole. Perfetto, grazie. Grazie Fabio, grazie a te. Loro erano Andrea Cavallaro e Germano Centorbi di Ortigia Sound System Festival. Trovate tutte le informazioni sul post che accompagna questo podcast su radiostarmiup.it.
Io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui questo podcast e se avete voglia di far crescere StarMeUp in modo totalmente gratuito, Cristina fra un attimo vi spiega come fare. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca StartMeUp. StartMeUp è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.